investimenti nel mezzogiorno e nuove opportunità di una buona e piena occupazione per la città di Taranto. Se ne è parlato nel corso di una tavola rotonda organizzata dalla CGIL del capoluogo ionico. Al centro quindi le nuove sfide future, per coglierle però è necessario un lavoro di squadra. Credo che nella storia del nostro territorio non ci sia mai stata una detenzione così grande di risorse, 800 milioni di Just Transition Fund, a parte quelli del PNRR, della coesione, dove ci si deve candidare con i progetti. C'è ancora il miliardo del contratto del Sud di sviluppo, dove il governo non ha ancora avviato nessun genere di metodo di lavoro. Oggi c'è la possibilità davvero sul territorio di cambiare il sistema produttivo, di cambiare il sistema sociale, mi riferisco quindi non solo al sistema industriale ma anche a quello sanitario con gli investimenti del PNRR, poi c'è tutta la storia anche dei giochi del Mediterraneo, cioè infrastrutture sportive che al termine di quell'occasione lì, dei giochi di quell'evento, devono essere messe a disposizione della cittadinanza per creare anche quelle infrastrutture sociali legate all'aggregazione e allo sport. Ora, per fare questo c'è bisogno che tutti i portatori di interessi si mettano insieme, come abbiamo fatto nel protocollo che abbiamo sottoscritto il 16 giugno con il Comune di Taranto, la provincia, la ZES, l'autorità portuale, CGL, CISL e UIL, come organizzazioni sindacali, la Camera di Commercio, l'Università del Salento, quella di Bari e il Politecnico. Vogliamo che in questo senso queste risorse vengano spese, perché oggi è l'occasione per creare nuovi posti di lavoro, perché noi abbiamo passato come sindacato 15 anni in difesa cercando di contrattare anche un'ora di lavoro per le persone. Vogliamo uscire da questa logica difensiva e entrare in una logica espansiva. Adesso è il momento.